L'attività motoria, la riabilitazione motoria in movimento è determinante anche nella sarcopenia. È logico, la sarcopenia significa muscolo più debole, muscolo più piccolo. Facendo movimento, tutto il mondo sa, il muscolo ne ha beneficio. In particolar modo nella sarcopenia è importante un'attività motoria prescritta dal medico specialista, un'attività motoria che deve essere fatta a lungo, sempre senza sentire dolore e prescritta soprattutto dai medici specialisti in riabilitazione. Quindi è determinante perché attività motoria ce n'è tanta, lo specialista fisiatra sa indicare i carichi di lavoro, la modalità, pensi ad esempio a fare movimento in palestra o piscina, che grande differenza c'è. Allora, gli esercizi fisici, ecco, sono come farmaci, sono indicati previa selezione di paziente. Non tutti i pazienti hanno bisogno dello stesso tipo di esercizi fisici, dello stesso tipo di. Quindi è soprattutto la valutazione del medico specialista, del fisiatra, che può individuare gli esercizi per prevenire, ad esempio, nella sarcopenia facile rischio di cadute. O ancora, il paziente che è caduto e che è fratturato, anche lui ha maggior ragione. Deve fare esercizio fisico e sulla base del tipo di frattura che ha avuto una prima volta bisognerà pensare a fare degli esercizi specifici. Questo è fondamentale, no? Come non tutti i farmaci servono a tutti, quindi dobbiamo entrare in una prescrizione veramente personalizzata. Questo è fattibile e si può fare con risultati importanti per i nostri pazienti.